ragazzi, da Messi 91 siamo ancora su Resident Evil Revelations 2 e l'ultima volta ci eravamo fermati qui perché avevamo avvistato una ragazzina che sta illuminando la porta. Noi siamo di qua e lei illumina la porta. Vabbè, non chiediamoci perché fa queste cose. Comunque, eravamo qui, ci siamo svegliati in questa struttura con un braccialetto al polso che fa strani colori. Non sappiamo bene chi ci ha portato qui né perché. E l'ultima cosa che abbiamo visto nello scorso video era una ragazzina in pigiama che scappava. Quindi tutto normale, ci sono zombie, mostri, assassini e tutto quanto, è una ragazzina in pigiama. Tutto nella norma, insomma. Allora, qui intanto ho visto roba luccicante, questa cosa della ragazzina con la torcia mi piace davvero tanto. È una cosa che proprio non vedevo l'ora di giocare un Resident Evil armata di torcia e basta. Però vabbè, e poi di fare plin sugli oggetti, veramente è una cosa che mi mancava questa. È veramente una cosa che mi riempie di felicità. Inizialmente sembrava un titolo figo. Lo so, non è Resident Evil. Resident Evil è tutta un'altra roba. Resident Evil muore con Resident Evil 4. Però tra tutti i Resident Evil moderni, il Revelation è quello che mi è piaciuto di più. Quindi ho pensato, sarà così di questo. Però non mi puoi dare una ragazzina con una torcia e un piede di porco contro gli zombie, porca paletta. Perfetto. Bene, se si aprono questi cosi è la fine. Hello? Ok. Ti prego non chiudermi dentro, ti prego non chiudermi dentro, ti prego non chiudermi dentro. Levati dalla porta. Ok. Beh, brutti siete Oh mio Dio! No, vabbè, io come lo sbatto? Cioè, no, adesso... Allora, Moira, guarda dentro a quella cosa e dimmi se non vuoi un fucile a pompa. Cioè, voglio dire, col piede di porco lo vuoi abbattere un robo del genere? Oh! No, 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 no! Cosa? E chi cazzo è questa poetessa? Siete spaventate? A me potete dire. È un pochino. Parlatemi. Di cosa blatera? Blatera che se mo apre, ma ce n'è un altro. Questi braccialetti cambiano colore in base alla paura. E tu di No, ma io non ho paura. Io un'idea ce l'avrei, è chiusa in una cella qua sotto. Sta parlando a noi o a se stessa? Oh mio Dio! Perché sto guardando in tutte le celle? Perché voglio sapere di che morte morirò, semplicemente per questo. Ovviamente, sala controllo. Mio Dio, si stanno incazzando tutti. No, no, via, via, via. Buoni, buoni, state buoni. Via, via. Allora, aspetta, scappa via, Moira. Sembra una via di fuga. Dove? Ah! Scommetto che manca un ingranaggio. Ecco, non avevo dubbi. Tecnologia di merda. Allora, piano di miglioramento delle misure di sicurezza. Cioè, togliamo gli ingranaggi e miglioriamo la sicurezza, perfetto. In base agli ordini del direttore, ho messo il marchingegno sputafuoco di fronte all'uscita. Le fiamme che questo coso è capace di sputare sono incredibili. Anche se diversi degli esperimenti provassero a fuggire, tutti insieme verrebbero inceneriti in men che non si dica. Tu non puoi passare. Tu non puoi passare! Capitolo chiuso per chiunque tenti la fuga. Le grandi citazioni di Pogado. Oh mio Dio, questa cosa se si attiva. Corri, corri Moira, corri. Che c'era un'altra porta. Corri, Moira, corri. Il congegno sputafuoco sarà quel coso, suppongo. Cioè, c'è da stare attentissimi a sti robi che se si attivano è la fine. Ma va. Perché quando io scelgo una porta è sempre chiusa dall'altro lato? Fatemi capire. L'ingranaggio. Ma è troppo semplice, già l'ho trovato. Estratti da nella colonia penale di Kafka. Il viaggiatore chiese: non conosce la sua condanna? L'ufficiale rispose: sarebbe inutile donargli tale informazione, la prova sul proprio corpo.
Nei Revelation hanno questa mania di citare opere. Nel primo citavano la Divina Commedia, se non mi ricordo male, di Dante. L'ho giocato molto tempo fa, quindi potrei sbagliarmi, ma mi pare fosse la Divina Commedia. Mentre in questo stanno citando opere di Kafka, che è uno scrittore, se non sbaglio, tedesco. Dovremmo comprarne una. Guarda questa. Sì, l'ho notato benissimo. C'è incastrato qualcosa. Ma figurati se funziona, ma voglio dire. Manca la corrente. Magari c'è un interruttore. Cos'è? Fasciatura. Fasciatura che ferma il sanguinamento. Interessante. Cioè, quindi io posso anche sanguinare. Bello. E questo mi permette di potenziare, ok, le mie armi, come nel vecchio Resident Evil Revelations. No, io potenzierei un pochino la pistola, perché se tutto va come dovrebbe andare, troverò molte più munizioni per pistola che per fucile a pompa. È chiusa dall'altro lato, potevi stare giù, grazie. Tra l'altro, non ho controllato mai se c'è roba. Dove sei? Sa, usiamo la tua torcia overpower. Ma posso io dover andare in giro con una? Sì, adesso ti sparo, ti spara flash. Moira, ora ti spingo su. Sì. Guarda se riesci a salire. Stavo giusto dicendo, ora ti spara flash, aspetta un attimo. Dai, spara flash. Grazie mille, Claire. Fai da scala. Oissa. Cioè, io adesso se arriva qualcuno, gli dico un piede di porco trema. Che è? Ok. Va bene. Allora, quelle sono casse che vanno scassinate in un modo anche abbastanza divertente e non facile, devo ammettere. Qui non c'è nulla, non ci voglio credere. Ah, sì, perché qua può salire lei. Claire, Ciccia. E chi va? Ok. Ma tu non hai ragione di esistere, ragazzina, non ti userò mai. Forse una volta fuori troveremo chi ci aiuterà. Vabbè, tu hai ragione di esistere, perché tu ovviamente fai questa cosa molto utile. Munizione e fucile. Che cazzo ero? Bene. Voglio solo andarmene di qui. Pure io. Perché sto tenendo le... bene! Ah, ok, pensavo fosse una cella che mi... Cerchiamo di non correre troppo. Sento già un rumore brutto. Dove sei, Claire? Vieni qua. Headshot, bitch! Ok, vai, ho controllato tutto, tipo Special Ops. La lettera del prigioniero, scritta in russo. Ah, perché Claire legge in russo. Cara mammina, ah che bello. Non so se mai leggerai, ma ho bisogno di te. Ci chiamano esperimenti, ci torturano tutti i giorni, tutti i santi giorni. Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Perché tutto ciò sta accadendo? Fa così male, ogni giorno ho paura di quello che potrebbe accadere il giorno successivo. Mammina, per favore aiutami. Ok. Cioè, io rido, ma se mi trovassi in questa situazione, altro che mammina che chiamerei. Guardo ovunque e perdo del tempo, perché ci sono un casino di collezionabili. Se vi ricordate l'immagine che abbiamo illuminato al muro l'altra volta... Ah, porca troia! Vai, guarda Messi che headshot bitch! Messi con gli headshot bitch! Dai, non voglio sprecare munizioni, muori! Porca vacca! Muori! Figurati. Vado, l'immortale di turno qua abbiamo. Ma è morire prima non potevi, brutta mezzina, no, eh? Dovevi farmi sprecare 600 proiettili. Stavo dicendo, ci sono miliardi di collezionabili in questo gioco, quindi bisogna guardarsi bene in giro. I sensori con cui sono stati equipaggiati...
I sensori con cui sono stato equipaggiati gli esperimenti, giustamente, misurano i livelli di adrenalina e di naradrenalina, che non so cosa sia, per valutare il livello di paura del soggetto. Il colore cambia in base a quello. Ha quindi il nostro braccialetto. Verde normale, arancione ansia, rosso lampeggiante paura, rosso mutazione. Rosso mutazione, bene. Il sensore del soggetto diventa rosso, vuol dire che è già passato allo stato di mutazione. Sparategli immediatamente. Non me lo farò ripetere, il mio di che colore è? Credo arancione. Moira, fa vedere il braccino. Arancione. Perché non ci metto molto io a spararti, sai? Tanto sei utile quando, cioè, ti ammazzo e prendo la luce, non è che proprio ci rimetto molto. Oh mio Dio! Cioè, cosa può mai fare sta ragazza? Ecco, bravo, prendila con lei. Dove sei? Forza. Ah, ce l'ha proprio con lei. Spingilo via, Moira, spingilo via. Brava. Allora sei utile, brava ragazza. Almeno distrai. Almeno distrai. Sì, ma qua ci sarà un fottio di roba nascosta. Cioè, voglio dire, figuriamoci. Figuriamo. Dov'è? No, aia, no, ho sbagliato. Qua non si apre. Qua ce n'è un altro. Sì, ma tutte ste erbe non mi servono. Cioè, oddio, non mi servono. Ora non mi servono. Un molotov. Yay. C'è un'altra cassa da aprire. Estratti da Il processo di Kafka. L'uomo espresse la volontà di passare per le porte. Il guardiano rispose: se veramente vuoi passare, allora infrangi le regole e vai. Ma sii avvisato, non sono altro che un umile guardiano. Coloro che si trovano di là delle porte ti faranno rabbrividire di paura. Che bello. Che cosa figa. Olè. Custodia parti. Ma io vorrei un po' di munizioni, però. Claire, vai tu, va. Va, vai, vai, controlla. Ah, bene. Bene, bene. Ma non c'è un modo di attivarle, quelle cose? Tipo, ti prego, ti prego, ti prego. Ma porca troia. Non gli puntare la luce in faccia, però, perché sono stupidi, ma fino a un certo punto. Se io non ho visto niente, piano, pianino, 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 noi ce ne andiamo via. Salve a tutti, arrivederci, perfetto. C'era un'altra scala di là, ma ho paura che l'altra scala di là mi porti dritti in faccia a loro. Che sicuramente ci sarà qualcosa da fare in una delle porte. Eh sì. In una delle porte lì sotto, sicuro proprio. Vabbè, Claire, abbiamo un fucile a pompa con 12 colpi e due caricatori. Cioè, due pallottole nel caricatore, veramente. La Molotov. Dov'è? Ah, lei ce li ha i proiettili. Guardala, vè. Brutta ladra! Tieni i proiettili e non vuoi la pistola, ma muori! Qui non c'è nulla da fare. Muori! Attenzione, ho fatto la stronzata del... Ecco, brava, fatti colpire. Scappa, scappa, Claire, scappa, scappa. Scappa, scappa, scappa. Ok, ok, arrivano prima i piccolini. Cioè, Moira è morta, secondo me. L'abbiamo abbandonata tantissimo. Moira è morta da qualche parte. Povera donna. Porca vacca, ho sbagliato il lato di schivata. Vai, 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 usala veloce. Spruzza, spruzzami tutta.
La mia domanda è da dove adesso, però? Là c'è il bestione, è quello che arriva. Moira, muoviti, scappa! Perché ce n'era anche un altro di zombie. Veloce, veloce! No, ma fai pure, eh. Cioè, toh, tieni. Peccile. Buongiorno. No, vabbè, ma cos'è, ma dai. Vieni, Moira, vieni, vieni via. Vieni via, muoviti, dai. Tanto questo si bugga di nuovo su qualche... Ah, dea mea. Ok. Madome... Oh, vieni via, ma che cazzo... Ma guarda questa. Vado, vado. Tiè. No, dimmi che non è arrivato pure l'altro. Ma porca. Via, 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 via. Andiamo giù, andiamo giù. Vieni, vieni. Moira. Sì, buongiorno, Moira. Madò, lo sapevo che c'era da entrare qua. Sì, ma non li posso lasciare in giro perché poi mi chiudono da qualche parte sicuro. Madò, che cazzo di spavento. Sei incazzato! Levati dai, di mezzo alle balle! Bene. Sarà quello il punto debole, boh. Ma muori. Scusate, ho avuto un attimo di... Sì, ma non possono buggarsi ogni 30 secondi sti cosi, però, eh. Dai, fatti sotto. Ok. Sei morto? Con quale espressione di gioia sei morto, però? Saranno morti, boh. Madò, lo sapevo. Grazie, grazie, questa cosa è stata utilissima. Ok, ok. Chiave arrugginita, ok. Che sto rumore. Ok ragazzi, il nostro tempo è scaduto. Non siamo andati molto avanti, però abbiamo trovato una chiave e i video ricominceranno ad uscire con regolarità, quindi andremo avanti molto presto. Come sempre lasciatemi un like e un commento al video, iscrivetevi al canale e alla prossima. Un saluto a tutti e buona giornata.